Oggi cuciniamo insieme polpette e zucchine in padella, un secondo piatto gustoso e saporito, perfetto per tutta la famiglia. Vi permetterà di portare in tavola il secondo e il contorno in un unico piatto. Vediamo insieme come realizzarle. Innanzitutto lavate e spuntate le zucchine, quindi grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Raccogliete le zucchine grattugiate in una ciotola. Adesso andiamo ai fornelli. Quindi un filo d'olio, cipolla, aggiungete le zucchine. Aggiungete un bicchiere d'acqua. Aggiustate di sale e pepe. Mescolate e lasciate ammorbidire. A questo punto carne tritata in ciotola e aggiungete sale, prezzemolo, aglio, pepe. Uovo, il formaggio grattugiato e impastate il tutto aggiungendo il latte. Il latte vi permetterà di ottenere delle polpette morbidissime. Impastate bene il tutto fino ad incorporare tutti gli ingredienti. Questo è il composto che dovete ottenere. Formate le palline prelevando delle piccole parti di impasto. Spolverizzate le palline con la farina o con la farina di riso o con la fecola o con l'amido di mais. In questo caso ho utilizzato farina di riso. In questo modo le polpette saranno perfette anche per i celiaci. Conservate le polpette in un piatto di portata. A questo punto, quando le zucchine saranno morbide, aggiungete le polpette al condimento. Grazie alla farina otterrete un sughino bello denso e cremoso. A metà cottura girate le polpette per favorirne una cottura omogenea. A necessità aggiungete anche l'acqua. Per arricchire il piatto ho cotto dei pomodorini in friggitrice ad aria. Tagliate i pomodorini, sale, pepe e basilico a 180 gradi per 10-15 minuti. Dovranno risultare così. Unite i pomodorini alle polpette e le zucchine, mescolate e lasciate insaporire per qualche minuto. Naturalmente potete anche non aggiungere i pomodorini. E quindi ecco qui, polpette e zucchine in padella. Servite. Il nostro secondo è pronto per essere portato in tavola. Le polpette risulteranno morbidissime, con un sughino delizioso e cremoso. Vi assicuro che anche i bambini le mangeranno e le adoreranno. E anche i pomodori hanno il loro perché. Naturalmente, al posto delle zucchine potete utilizzare dei carciofi in inverno, oppure delle melanzane o dei broccoli, quello che preferite. Eccole qui. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, grazie di avermi seguito, alla prossima, ciao!